Ben ritrovati signori in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme, ricollegandoci al video precedente, quali possono essere i tre consigli che vi possiamo dare quando si tratta di vendere l'immobile e c'è un mobilio compreso, quindi c'è un mobilio di mezzo. Prima di partire, che cosa possiamo fare noi per chi decide di vendere casa? Secondo le statistiche nazionali, quindi secondo le sole 24 ore, per vendere un immobile ci vogliono circa 8 mesi di tempo, con una trattativa media del 18,3%. Secondo il nostro metodo, siamo riusciti ad abbassare queste tempistiche a 92 giorni, per adesso, con uno sconto medio del 9%. Quindi cerchiamo sempre di fare meglio. Tornando all'argomento del video, il primo consiglio che vi possiamo dare è quello di fare un inventario di tutti i beni mobili che insomma avete idea di poter lasciare lì nell'immobile e tenerlo da parte. Quindi iniziamo da. Perché un inventario? Facciamo il classico esempio. Arriva la persona a vedere l'immobile. Voi non siete usciti, quindi ci siete anche voi dentro casa e fa la classica domanda. Ma la cucina resta? Ma il mobilio resta? Voi dite sì. Nella testa del futuro acquirente sì, rimane gratis. Nella vostra testa sì, rimane, però me la paghi. Benissimo. Qui abbiamo già inclinato la vendita. Perché? Perché se si tratta di qualche 100 euro, magari si risolve. Se si tratta di qualche migliaia di euro, comincia già a diventare più complicato. Il consiglio quindi è quello di dire no e poi vediamo. Quindi concludiamo la trattativa per quello che è l'immobile, le pareti, per farla semplice, ok? E dopo, solo dopo aver concluso, parliamo del mobilio. Quindi dite no, io me lo porto via, me lo porto nella prossima casa, lo regalo a chi voglio io, benissimo. E dopo, passato qualche tempo, il famoso inventario glielo facciamo avere al signor acquirente, ai signori acquirenti, e diciamo: guarda, caro acquirente, io la cucina l'ho pagata tot, la scrivania tot, l'armadio, via dicendo così. Di conseguenza, se tu le vuoi avere, mi riconosci appunto un importo, altrimenti io me lo porto via. Il secondo punto è frutto invece di un'esperienza che abbiamo dovuto risolvere strada facendo. Abbiamo concluso la vendita assieme al mobilio, un lampadario famoso non funzionava. I venditori hanno detto: noi non te lo sistemiamo perché tanto andiamo via da lì. L'acquirente si è impuntato e ha detto: guarda, o me lo sistemate oppure io non compro. Abbiamo dovuto far slittare la compravendita per un lampadario. Un esempio semplice, però che dà l'idea. Quindi al secondo punto mettiamo separare mobilio da immobile. Questo perché? Perché se c'è un difetto sull'immobile, quindi vizi o qualsiasi tipo di problematica a livello di impianti o via dicendo, è un discorso. Se però concludiamo la trattativa per tutto quanto insieme e poi un famoso lampadario non funziona, le due cose sono collegate se le mettiamo insieme, quindi se c'è qualcosa che non va sul mobilio, c'è qualcosa che non va sull'immobile e si blocca tutto quanto. Separando invece le due cose, quindi immobile facciamo un pezzo, mobilio ne facciamo un altro, vuol dire che cosa? Dire che per l'immobile facciamo un preliminare, una proposta, un rogito e tutto quello che vogliamo, per l'immobile facciamo una scrittura a parte, perché? Appunto per separare le problematiche che possono nascere. Al terzo punto ci ricolleghiamo al discorso dell'inventario ed è quello di prezzi. Ok. Perché questo? Il problema del mobilio è che adesso lo compriamo, usciamo dal negozio e vale molto di meno rispetto a quello che l'abbiamo pagato. Quindi purtroppo c'è una forte svalutazione. Quindi se noi separiamo il prezzo del mobilio dal prezzo dell'immobile, riusciamo a ridurre questa trattativa solo al mobilio. Purtroppo, per chi decide di vendere il mobilio assieme all'immobile, il consiglio che vi possiamo dare è di cercare di stabilire esattamente quanto volete e soprattutto poi, in un certo senso, accontentarsi di quelle che possono essere delle percentuali minori. Facciamo un esempio. Se la famosa cucina io
5 anni fa l'ho pagata 10.000 euro, purtroppo difficilmente ci sarà qualcuno che oggi me ne dà altrettanti, probabilmente me ne offrirà molto di meno, ok? Quella volta lì dobbiamo capire che cosa accettare oppure che cosa no. Questi sono quindi i consigli che vi possiamo dare se anche voi siete nella situazione di voler vendere un immobile assieme al mobilio. Se il video vi è stato utile, iscrivetevi e continuate a seguirci, perché ne pubblicheremo altri sempre sull'argomento della vendita di case. Se avete un immobile che volete vendere in provincia di Gorizia, sotto trovate i vari modi per poterci contattare, quindi dalla mail a un messaggio su WhatsApp, per poter organizzare quindi una consulenza, un appuntamento sul vostro immobile e capire qual è la strategia migliore per vendere casa vostra. Arrivederci al prossimo video.